Mister, possiamo dire che c'è rammarico, viste le 10 almeno occasioni create nella ripresa per far male alla Civitanova. Sì, c'è il rammarico per quello creato nel secondo tempo, c'è il rammarico per la prestazione del primo tempo, dove sinceramente è stata tutta da buttare, sia in fase non possesso che in fase di possesso. Abbiamo regalato un tempo al Civitanovese, che è un'ottima squadra, formata, secondo me l'ho detto prima, in preparazione alla partita, che era formata da ottimi giocatori che ci hanno messo giustamente in difficoltà. Poi nel secondo tempo abbiamo reagito alla grande, c'è stata una scossa mentale, i ragazzi veramente da quel punto di vista sono stati straordinari, infatti va solo che li dobbiamo solo ringraziare per quello che hanno fatto nel secondo tempo, per quello che stanno facendo. Il rammarico è tutte quelle occasioni create e non sfruttate, però questo è un problema che ci portiamo da tanto tempo. Le altre partite siamo stati bravi e fortunati nel vincerla e oggi siamo stati meno bravi nel non prendere gol. Quindi poi c'è il rammarico di questo pareggio, però giustamente se vai a fare un primo tempo del genere ci sta anche una partita del genere. Al di là dell'occasione, dell'ottima prova che hai fatto nel secondo tempo, ci sta anche che poi la pareggi. Nelle prime gare questo poteva essere un caso, ora può essere un problema da risolvere. Ma sì, ma è normale che lo dobbiamo risolvere il prima possibile. Dobbiamo essere più cattivi. Ci vuole cattiveria, ma poi anche sono momenti. Non vuol dire che Nuan o Stefano o Fabian con Luis Galesio sbagliano gol perché sono poco cattivi, poco luci, perché anche quando vedete sono giocatori molto determinati. Sono momenti che a volte fai un tiro solo in porta e fai gol, e a volte noi dobbiamo creare tanto per fare uno, massimo due gol. Sono momenti della stagione. Normale che dobbiamo crescere, ci dobbiamo lavorare. Io insieme allo staff dobbiamo vedere, curare un po' più di particolari, soprattutto sotto porta. Però la cosa importante è che c'è stata una reazione, la cosa importante è che ci arrivi sotto porta, che le crei questa occasione. Sarei più preoccupato se creassi poche occasioni. Quindi da questo punto di vista diciamo che stiamo facendo bene. Il rammarico, ripeto, a parte le occasioni sbagliate, è quel primo tempo regalato alla Civitanovese. Con i tre cambi nell'intervallo ha voluto dare una scossa emotiva più che tattica. Sì, emotiva ma anche tattica. L'ho detto prima a un tuo collega, se potevo fare 11 cambi più l'allenatore avrei cambiato tutti perché la prestazione è stata in negativo da parte di tutti e tutti e 11. Abbiamo veramente interpretato male il primo tempo. Ci può stare che ho preparato, anzi sicuramente ho preparato diciamo male la partita io. Poi nel secondo tempo ci siamo messi a posto anche a livello difensivo. Quei tre giocatori che sono entrati ci hanno dato una grossa mano, ma è stata più una scossa mentale, una grossa reazione. Si è vista la nostra forza oggi, però si è visto anche che quando noi non ci stiamo con la testa possiamo combinarle veramente grosse come abbiamo fatto nel primo tempo.